come è cominciata la sua passione per la fotografia? Dunque, la mia passione per la fotografia risale a quando io avevo 15 anni circa o meno forse, e avevo la fortuna di avere mio padre con una vecchia macchina fotografica che mi lasciava usare. E la prima fotografia che feci fu al mare quell'anno, poi partendo dalla macchina di mio padre l'ho smontata, naturalmente ci ho fatto un ingranditore. Adesso l'ingranditore è quello lì, ma una volta bisognava farlo. Io l'avevo fatto di legno compensato addirittura. Si è sviluppata soprattutto all'inizio perché io abitavo a Caravaggio, e a Caravaggio c'è il santuario che non so se conoscete, e allora era frequentata come adesso moltissimo, ma allora chi veniva aveva i piedi nudi, veniva col carretto. Quindi io mi sono immerso un po' in quel mondo popolare, e poi da lì è partita un po' tutta una mia vocazione anche per l'Italia, dove ho fatto di tutto, ma naturalmente con un'attenzione particolare a chi aveva i piedi nudi, ecco. E poi dopo, diciamo che il cammino è stato anche un po' logico, allora c'erano le riviste, le Vie d'Italia, il Touring Club Italiano. Io ho collaborato subito dall'inizio, quindi attraverso questa rivista ho girato all'inizio un primo sguardo sull'Italia che poi ho approfondito man mano con le collane di libri che ho fatto, ma diciamo che il Touring Club Italiano ha influito molto sull'inizio della mia fotografia. E poi, poi per esempio a un certo punto, conoscendo il segretario del Papa Paolo VI, sono entrato in confidenza, ho messo a sua disposizione la mia fotografia, ho detto io fotografo tutto quello che voglio, però vi faccio vedere tutto. E infatti per 15 anni ho fatto così, ho seguito tutti i viaggi del Papa nel mondo, l'attentato del Papa ho fotografato, e poi ho fotografato il corpetto del Papa con la ferita. E ecco, per dire che il fotografo tante volte è un testimone senza saperlo. Volevamo chiederle se lei ha avuto qualcuno che l'ha aiutata nella sua formazione a livello fotografico, come può essere un maestro. Ecco, maestri nessuno. Eravamo un gruppo di amici, soprattutto milanesi, che si erano accostati alla fotografia e sono diventati tutti dei bravi fotografi e ci siamo aiutati un po' a vicenda, ecco. E ognuno ha preso la sua strada e tutti hanno fatto molto bene. Quali sono i temi o i soggetti che lei preferisce ritrarre? Dunque, io ritraggo tutto, però io sono un po' conosciuto come il fotografo dell'Italia che scompare. Io e questi miei amici avevamo proprio vissuto il trapasso di questa civiltà, diciamo, contadina alla civiltà industriale, così che si intrecciava. C'era il mondo che andava avanti e il mondo, non dico che restava indietro, ma che andava avanti con i suoi passi, insomma, con quel che era. Come ha fatto da una passione che era poi a diventare la sua professione? Ecco, è stata una cosa molto graduale. Cioè, da studente cominciavo a fotografare, poi la laurea, poi... E mentre andava avanti quello che poteva essere la mia intenzione di vita, si concretizzava sempre di più il fatto della fotografia come professione. Direi che è stata una cosa proprio graduale, non è che io vi ho detto faccio il fotografo. Quali sono state le esperienze più significative che lei ha vissuto in modo più... Direi prima di tutto all'inizio questa ricerca della civiltà popolare, e lì devo dire che la Banca Popolare di Bergamo, quando aveva il presidente Suardi, ha avuto un'intuizione, perché io allora avevo 23-24 anni, ha avuto un'intuizione, quella di fare in tre volumi una storia fotografica di Bergamo allora. E stranamente ha scelto me, forse perché avevo fatto delle mostre, non lo so, e è venuta fuori quell'opera Terra di Bergamo in tre volumi, che è stato proprio un po' l'inizio
del mio lavoro, diciamo, professionale. E direi Terra di Bergamo sicuramente, la più significativa perché è proprio stata all'inizio. E poi dopo, ecco, quella collana che io ho iniziato nella fine degli anni 70 con le casse rurali italiane, con l'editrice a Roma che la difendeva poi in tutta Italia, che era sull'Italia, ma non sulle regioni d'Italia, su vari argomenti italiani, dalla religiosità all'architettura rurale, ai vecchi mestieri, anche all'arte. Ho fatto 3 volumi nel 2000, 3 volumi sull'arte italiana nei vari momenti, perché ho fotografato molto anche l'arte, l'arte non pittura, cioè anche la pittura, ma quella è quello che è. Soprattutto mi ha appassionato molto la scultura, perché la scultura è a 3 dimensioni, insomma, quindi si presta molto di più alla fotografia. Tra tutti i suoi scatti che ha fatto, ce n'è uno particolarmente a lei Ci sono caro? alcune fotografie, dico il contrario, che a me piacciono, sono quelle che mi chiedono. Una l'ho fatta nel 59 a Cogne, stavano tagliando il fieno, e c'erano 2 sorelle di 85 anni, una e 86 l'altra, ancora nel costume di Cogne, perché era il loro vestito. Loro si sono sempre vestite così. E c'è questa vecchia signora con una cosa enorme di fieno sulla testa, e quella è una delle fotografie che mi chiedono di più. Poi un'altra è di quei punti di barche che attraversavano il Po. Ce n'era uno a Spessa, che era il più lungo di tutti. E io ho fotografato questo grande ponte senza nessuno, c'era solo una piccola lambretta con un uomo che guidava. Poi un'altra nei cantieri navali di Genova, una foto dove c'è questa prua enorme di nave che stanno riparando. Diciamo, appesa alla prua di questa nave c'erano un'assicella nel vuoto con sugli operai che stavano dipingendo la prua. Quali riconoscimenti le sono stati attribuiti? Dico, medaglie e medagliette moltissime, soprattutto all'inizio, in quei tempi là che eravamo poveri, le medaglie erano d'oro. Comunque c'è proprio questo, che allora la fotografia era ritenuta una cosa importante e i riconoscimenti erano importanti. Adesso ci sono 1.000 concorsi e alla fine è una patacca di plastica, ecco. Cosa ne pensa lei dell'utilizzo dei telefoni cellulari come strumento per fare fotografie? Dunque, telefono cellulare, dice. Sì. Partiamo dal fatto che il risultato del telefono cellulare è approssimativo, cioè non è, quando si parla di fotografia si intende fare una fotografia che regga alla riproduzione, ingrandimenti, eccetera. È comunque, secondo me, un grosso, io lo vedo molto positivamente, un grosso passo avanti, perché uno dei miei desideri di una volta era che quando vedevo una foto, ora che tiravo fuori la macchina, mettevo fuori, eccetera, la foto non c'era più. E quello sarebbe stato il mio cruccio, bisognerebbe avere una fotografia in testa e quando uno vede una scena scatta e quella scena è bloccata, e chissà quante belle fotografie si farebbero. Con tutti questi mezzi adesso siamo molto vicini al fatto che uno vede una scena, scatta e ce l'ha, ecco. Quando ho conosciuto Emilio Moreschi. Mino Moreschi lo conosco da tanti anni, sì, siamo amici da tanti anni, facevamo un po'. Io le facevo professionalmente, lui più da dilettante, e tanti avevano iniziato questa strada, insomma, del fotografare le cose che stavano scomparendo, perché poi, essendo venuto appena dopo di me, certe cose lui non ha più potuto fotografarle perché non c'erano più. E mi ha detto, no, non saprei la data, ma lo conosco da almeno 20 anni o di più, ecco, anche molto di più. E per questo progetto
specifico quando è iniziata la vostra collaborazione? L'occasione è nata un po' dal fatto che con l'Eco di Bergamo avevamo fatto una serie di servizi sul cibo e da quella hanno detto però veniva fuori certe foto, io ho detto anche Moreschi, Paolo Sesso, anche Moreschi, ha fatto vediamo di fare una cosa insieme. È venuta un po' da lì l'idea. Quindi avremmo terminato le nostre domande, quindi la ringrazio ancora per il tempo che ci ha dedicato, tutte le belle cose che ci ha così regalato.